Navigate le lobby, bentornati sul vlog. Allora, ho da farvi vedere un sacco di roba, metto in fila. Oggi guardiamo le nuove espansioni di HeroQuest. Ne ho quattro da farvi vedere, fino a quella degli Ogre, e arriverà poi il prossimo mese la prossima che sta uscendo. Quindi intanto ci guardiamo le quattro espansioni, vi faccio vedere in linea di massima come sono fatte all'interno, cosa c'è all'interno, la cura del packaging che è migliorata, le miniature che sono migliorate. Poi ne parliamo e nel frattempo che andiamo avanti con questo, poi vi farò vedere anche tutte le cose che vi sto facendo vedere nel post in questi giorni qua. Quindi con la resina finalmente siamo riusciti a trovare una resina ABS like, che è tipo quella della plastica dei Lego, per capirci, che è un po' più elastica e se la butti per terra si rompe meno, non so, diciamo che si rompe meno. E al di là di questo poi abbiamo da vedere di nuovo Altar of the Gods di P-Work, vi devo far vedere il tutorial per montare i templi e dopodiché andremo avanti con HeroQuest Café perché inizieremo tutti i tutorial per la plancia in tre dimensioni di HeroQuest. Quindi queste cose che poi verranno tutte messe insieme vi farò vedere come, a parte Altar of the Gods che è diciamo leggermente una cosa diversa, ma le miniature stampate in 3D per Altar of the Gods potranno essere volendo alcune le stesse di HeroQuest, poi lo vedremo più avanti. Intanto becchiamoci sigla e espansione di HeroQuest, a tra poco. La maga dello specchio è un pack delle imprese, eccola qui. Questa è, diciamo, tutta la scatolozza. Ogni nuova espansione sto notando che ha un packaging leggermente diverso. Questa, per esempio, sopra ha un cartonato che si può praticamente poi aprire. Guardate dietro, praticamente, e poi è la stessa cosa perché in realtà sotto c'è quasi la stessa cosa, ma dietro no. Nel senso che poi dietro vedrete c'è questa parte qui. Allora, all'interno della maga dello specchio, che come espansioni e tutte le espansioni ha una parte di arredo nuova e miniature nuove, carte nuove e tiles nuovi, nonché ovviamente il nuovo, diciamo, libro delle imprese che contiene nuove 10 imprese. Lo specchio, eccolo qui, ve lo leggo velocemente per capire di cosa stiamo parlando, è la chiave per salvare la principessa Milandriel e l'intero regno delle forze del male. In questa incredibile espansione di HeroQuest sarai chiamato ad affrontare la diabolica arcimaga Sinestra. Calandoti nei panni dell'elfa dovrai riuscire a sopravvivere a pericolose imprese in solitaria per dare prova della tua forza e del tuo valore prima che i tuoi compagni eroi possano raggiungerti per aiutarti a salvare la principessa Milandriel. Ritrova la spada leggendaria, libera i due servitori della regina ed esci trionfante da un insidioso labirinto. Soltanto allora i tuoi eroici compagni, tu e i tuoi eroici compagni, scusate, potrete riunirvi, accedere alla palude di Glines e raggiungere il regno riflesso passando attraverso lo specchio per liberare la principessa. Quindi qui cosa succede? Già prima pa cosa particolare e peculiare di questa espansione è che è un'espansione in solitario, cosa che è stata davvero tanto richiesta dai giocatori di HeroQuest perché molti in realtà giocano da soli e adesso che c'è praticamente la nuova app sul cellulare da poter utilizzare o anche su iPad, ovviamente è più facile giocare da soli. Ed eccolo qua, in questo caso non vi rileggo tutta la parte interna, ma capiamo più o meno di cosa si parla. Sebbene la regina Terrellia o Terrellia sembri una sovrana all'apparenza molto forte, in realtà rischia di essere sopraffatta dal panico scaturito dal rapimento della figlia. La principessa Milandriel è un abominevole atto di codardia che ha procurato un dolore inimmaginabile. La giovane principessa di appena 5 anni è stata rapita. La regina mi ha confidato di aver ricevuto una richiesta
borsa di riscatto firmata dalla sorella, l'arcimaga Sinestra. Per quanto orribile possa sembrare, Sinestra è responsabile del rapimento della principessa e il suo obiettivo è costringere Terrellia ad abdicare al trono e cederle tutti i poteri. Fino a quando questo non accadrà, la regina non potrà riunirsi alla sua amata figlia. La regina mi ha incaricato di trovare una coraggiosa eroina elfica capace di salvare la principessa dalla roccaforte di Sinestra nella palude di Glynnes. Ma la posta in gioco non è soltanto la sicurezza della dolce Milandriel. Si crede infatti che sia in realtà Zargon a celarsi dietro il crudele piano di Sinestra. Zargon è il mago cattivo della prima scatola, per capirci, della parte principale di HeroQuest. Una coraggiosa elfa deve farsi avanti e portare a termine con successo una serie speciale di sfide che salveranno Milandriel e il regno dal pericolo. E questo lo scrive Mentor. Allora, come funziona quindi? Espansione in solitaria. Apriamo. Packaging sotto normalissimo. Ed ecco qua che abbiamo un'altra peculiarità delle nuove espansioni che mi piace tantissimo da collezionista, cioè che mettono la carta velina sopra il libro delle imprese. In questo modo il libro delle imprese rimane protetto fino a quando non viene utilizzato le prime volte, e infatti è perfetto. Il mio odora ancora di chiuso e quindi di carta, ok? Ecco qua, carta stampata ovviamente intendevo. Ecco qua le carte. Qui ci sono praticamente, c'è una bottega dell'alchimista, che poi all'interno si capisce come funziona. Vi fanno vedere il contenuto della scatola e poi praticamente cominciano a spiegarvi come funziona la maga nello specchio. E qui ci sono già delle cose diverse ovviamente dalla scatola base. A questo punto, giocare l'espansione della maga dello specchio, le imprese all'interno della presente espansione si svolgono per lo più allo stesso modo di quelle del sistema di gioco base di HeroQuest. In particolare è molto importante che queste imprese vengano giocate in ordine, così come nel sistema del gioco base gli eroi riacquistano piena forza, ovvero vengono ripristinati tutti i punti corpo e punti mente perduti tra un'impresa e l'altra. Tuttavia l'espansione della maga nello specchio presenta alcune differenze nella modalità di gioco. E qui poi ci sono le imprese, iniziare e terminare un'impresa, i punti mente, l'aggiornamento del sistema degli incantesimi, le ricchezze elfiche, mercenari, spiegazione di alcune regole, mostri erranti. Quindi, come vedete, trappola, e qui si va avanti con le trappole. Ci sono delle peculiarità, e ce ne sono molte, se guardate, perché le pagine vanno avanti, che cambiano e ampliano il gioco base, ok? Quindi l'espansione c'è tutta. Poi c'è il messaggio di Mentor e si comincia con guida alla mappa dell'impresa, una specie di leggenda che poi vi spiega, con il ritorno della spada sovrana, che è la prima puntata, diciamo, come funziona praticamente questo e questa espansione. E questo per quanto riguarda il libretto, che poi se volete potete rimettere così via e avete praticamente salvato per un po' il vostro libretto. Qui vi dicono giustamente di scaricare l'app Companion, che è veramente diventata un must have, e poi avete praticamente i vari tiles, diciamo, che poi io sto stampando praticamente tutti quanti in 3D, un lavorone gigante di cui parleremo presto, prestissimo, perché stiamo finendo la prima parte. Nel frattempo eccoci qua, lei è la nostra elfa, vediamo se riesco a farvi vedere una macro, eccola qui. Quindi questa è l'elfetta che c'è all'interno, e devo dire che rispetto alla scatola base già cominciamo ad avere una cura diversa della miniatura, soprattutto per quanto riguarda anche il dettaglio della miniatura. Qui abbiamo praticamente degli elfetti da utilizzare arcieri all'interno dell'espansione. Qui abbiamo delle guerriere, eccole qui, e poi questa è la regina cattiva che incontrerete durante il tragitto, e poi abbiamo sempre più o meno le stesse miniature che vengono doppiate, duplicate. Qui abbiamo una libreria fatta veramente bene, è carino il fatto che sia fatta un po' diversa da quella della scatola base, che ricorda molto quindi gli elfi piuttosto che gli umani come decorazione. Qui ci sono armi elfiche soprattutto. E poi abbiamo i porta a porta, scusate il gioco di parole, ma è così, e nel frattempo un altro caminetto con lo specchio sopra, molto carino, molto solido, se sentite la plastica è veramente solida. E nella prima parte poi abbiamo le carte che sono state conservate all'interno di, c'è anche qui un ottimo packaging perché fanno praticamente
questo raccoglitore di carta per poter mantenere le carte. Ed ecco qui che abbiamo le solite carte di HeroQuest, antico bastone, bacchetta d'ossa, stivali elfici, quindi questi sono i drop, diciamo. Poi avete varie magie e cose che potete trovare, tipo appunto, vedete, fiamme ipnotiche, rallentamenti, quindi fermatempo, una sorta di trappole, no? E chiamiamole così, che a volte possono essere positive. Ci sono pozioni, per esempio di ripristino superiore, eccetera, eccetera. E poi abbiamo l'elfo, l'arciere elfico, il lupo gigante, il guerriero elfico e l'ogre. Allora, dove sono tutte le miniature? Ovviamente sono sotto. Quindi noi prendiamo anche qui il packaging curato, perché vedete, i due indici possono entrare. Mi metto a fuoco qui, ok, e posso praticamente prendere la seconda parte. Ed ecco qui la seconda parte. Allora, nella seconda parte abbiamo, di nuovo zoom davanti, eccolo qui, questi bellissimi nuovi, queste chest, diciamo, che in inglese le chiamiamo chest, in italiano sono gli scrigni. Abbiamo un trono nuovo, che è molto elfico in questo caso. Vedete che ci sono delle decorazioni che richiamano un po' i boschi, un po' i cervi, eccetera, eccetera. Metto a posto un attimo il primo foglio, altrimenti mi cade tutto. Questo bellissimo tavolo dell'alchimista, che va a imitare anche qui il secondo, cioè il primo, diciamo, della scatola. C'è questa tomba che si apre, anche questa molto molto solida e molto molto bella, devo dire la verità, fatta veramente bene. Poi abbiamo le porte, porte chiuse, bellissime, tra l'altro fatte molto bene, e le porte speciali, eccole qui, che sono due porte che poi capirete cosa servono all'interno del gioco, sono delle stanze particolari. E dopodiché ecco il lupo, eccolo qui, questo è il lupaccio cattivo, ce ne sono tre all'interno, e poi ci sono quattro ogre che tra le altre troverete nell'ultima espansione che vi mostro, e quindi si potrebbero utilizzare anche questi come alternativa, diciamo, di miniature. Bene, questa era l'espansione della maga. E la maga dello specchio. Quindi andiamo a vedere la prossima. La seconda espansione che vi mostro è quindi l'ascesa della Luna del Terrore, che è un altro pack dell'impresa, ovviamente come tutte le altre, che espande il sistema di gioco base, ma è fantastico perché in questo caso è la seconda puntata di quello che avete appena visto precedentemente. Quindi di cosa stiamo parlando? Mentre prima l'elfa era da sola, in questo pack delle imprese, nell'ascesa della Luna del Terrore, voi avete gli altri eroi che raggiungono. Qui avevano aggiunto lo scotch che non c'era nell'altro. Quindi vedete che in ogni packaging migliorano, diciamo, il sistema di packaging stesso. E questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che un po' di cura da parte di Hasbro comincia a esserci. Qui c'è un mercato nero, mentre là, se vi ricordate, c'era il negozio dell'alchimista. Quindi anche qui un'altra espansione, un'altra cosa per aumentare, diciamo, le caratteristiche e l'equipment, diciamo, dei vostri personaggi. Anche qui contenuto, quindi miniature e tutto il resto, e si comincia con l'ascesa della Luna del Terrore, dove vi fanno vedere anche qui il contenuto come sempre. Ora vi leggo di cosa si tratta. La cosa appunto interessante è che mentre nell'altra si sta parlando di una cosa in solitaria, e quindi missione in solitaria, in questo caso stiamo parlando del fatto che si sono L'elfa è riuscita a passare lo specchio, e quindi di qua trova i suoi amichetti che possono aiutarla praticamente a svolgere le imprese. Come vedete, i tiles qui sono double face, e quindi più facile anche per loro, diciamo, utilizzarli, e per noi ovviamente è più facile conservarli perché sono meno. Le carte in questo caso non apro, ma insomma sapete che sono la stessa cosa. Che va avanti, insomma, quindi ci sono delle espansioni. Se volete delle puntate particolari su delle carte particolari, o magari dove analizziamo i poteri delle carte, eccetera, ne dedichiamo una fatta apposta. Ok, allora io vado in zoom, eccolo qui, abilità del cavaliere, e quindi qui abbiamo, vedete, dei cavalieri. Abbiamo il cavaliere, vi spiegano cos'è, un guerriero corazzato, coraggioso, ben addestrato, sempre pronto a proteggere i suoi alleati dai pericoli. L'armatura non limita la tua velocità di movimento, quindi questo è già molto interessante. Ed ecco qui
il cavaliere, che è questa nuova figura che viene introdotta in questa espansione. Poi abbiamo i mercenari, eccoli qua, carte ovviamente che vi faccio vedere al contrario, se no vediamo solo la parte, diciamo, della parte dietro, insomma la parte davanti in realtà, perché la parte dietro è questa. E qui abbiamo sempre le varie carte che vi danno i vari bonus, i vari oggetti e tutto il resto. Quindi questa è una puntata che potremmo dedicare a parte per capire poi come funzionano le carte. Se avete delle domande particolari, chiedetemelo e vedremo un attimino di risolvere questi problemi che si creano durante il gioco quando qualcuno magari non capisce come utilizzare tutte le singole carte. Qui abbiamo la libreria, che è sempre fatta in modo elfico. Anche questa solidissima, ok? Quindi plastica proprio solida solida, e stiamo parlando di plastiche, diciamo, quasi gommose, quindi però chiaramente se cadono per terra non si rompono, da dipingere più o meno sono uguali alla resina o alla plastica, e quindi fastidio non danno, ecco, diciamo questo. Qui ci sono gli stessi elfi, gli stessi guerrieri elfi dell'altra espansione, quindi vanno ad aumentare la quantità e potete usare gli altri anche, quindi se ne avete bisogno di altri potete usare quelli. Poi abbiamo questi che sono i mercenari con, come vedete, un'arma diversa, e poi il famoso cavaliere, eccolo qui, buona miniatura, anche questa. Ovviamente io quando dico belle o buone miniature, nel caso di HeroQuest, ve l'ho già fatto una puntata dedicata a questo, sto parlando di miniature che sono comunque a livello di gioco, quasi giocattolo, ok? Quindi rispetto alle miniature stampate in resina piuttosto che fatte in resina, vi faccio un esempio, una a caso che prendo qui, vedete che la fattura di queste miniature, che sono invece vere e proprie opere d'arte, diciamo fatte da scultori o stampate in 3D poi o stampate in resina, questo ho già preparato la basetta io, però vedete la qualità del nano, la qualità del... Anche a livello di design, ma anche e soprattutto a livello di dettaglio, è diversa. Quindi diverso il materiale, diverso il dettaglio. Non siamo allo stesso livello, però per essere un'espansione che come sempre costa intorno alle 35 euro, 45, 47 euro, insomma non è male perché è piena di contenuto e giustamente loro devono un pochino contenere i costi, contando che molti di quelli che giocano non sono poi collezionisti hobbisti, ok? Quindi dipende un pochino dalla varietà. Qui abbiamo di persone che ci giocano. Qui abbiamo altri personaggi nuovi e qui si espandono veramente tanto, i personaggi, perché quando le avete tutte le espansioni avete una gamma gigantesca di nuovi mercenari piuttosto che di nuovi personaggi giocabili. Vedete, qui ce ne sono quattro diversi addirittura, mentre prima si stavano abituando a mantenere quasi sempre le stesse stampe. Ovviamente col viola si vede un po' meno il dettaglio, ma quando mettete un primer nero o bianco riuscite poi a far risaltare di più tutto. E poi abbiamo l'introduzione di questa nuova plastica trasparente, che è molto interessante anche da dipingere, perché qui non andrei a dipingere sopra con un primer, ma andrei proprio a lavorare sulle trasparenze facendo risaltare semplicemente i bordi e i contorni con delle wash e soprattutto dei contrast diluiti. Vi farò vedere, insomma, nelle puntate più avanti. E questa praticamente è, per esempio, un fantasma, quindi ci sono anche i ghost adesso. E poi qua abbiamo questa super miniatura, che appunto è difficile da vedere completamente in video perché la luce non fa vedere proprio tutti i dettagli, no? Però è interessantissimo che abbia iniziato a usare le trasparenze per fare i fantasmi. E poi abbiamo queste statue, due statue per esattezza. Poi abbiamo questo altare con la sfera, vedete, e con un teschio e con il libro, ok? E infine abbiamo questa nuova tomba che è trasparente, quindi rispetto alle altre, questa ha praticamente come se fosse un fantasma sulla tomba, ok? E questa è la seconda espansione che vi consiglio proprio spassionatamente di comprare dopo quella che abbiamo visto precedentemente, perché questa è il proseguo di quella precedente. Quindi non comprate questa da sola perché vi perdete una parte dell'avventura che è molto gustosa, che fa parte della prima espansione in solitaria. Questo intanto lo tengo così, dopo quando andremo a vederlo andrò a utilizzarlo levando finalmente definitivamente la carta velina, intanto non lo rovino.
e posso richiudere il cofanetto. Quindi l'ascesa della Luna del Terrore va a espandere l'altra. E cosa succede? La fredda e metallica Luna getta una luce terrificante su Eletorn in questa espansione di HeroQuest che continua la drammatica storia dei tradimenti e disordini civili nel regno elfico. In un momento in cui Eletorn dovrebbe godersi la pace dopo il ritorno della principessa Myleandriel, quindi qui c'è uno spoiler, si pensa, ma insomma è abbastanza evidente, che finite le 10 avventure della precedente espansione si riesca a liberare Myleandriel, che è la bambina di 5 anni. I diabolici servitori di Zargon si scatenano guidati dal traditore Ser Ragnar. Giocando nei panni di uno dei coraggiosi eroi di HeroQuest, dovrai ottenere l'aiuto dell'Ordine del Velo del Corvo e liberare finalmente Eletorn dalle grinfie del vile Zargon. Ma fai attenzione perché le forze di Zargon diventano ancora più potenti con l'ascesa della Luna del Terrore. Quindi qui altre 10 emozionanti imprese, miniature arredi e carte da gioco esclusive e inedite. Ci sono anche qui 29 miniature nuove, due supporti per specchi, 58 carte nuove e un foglio di tessere in cartone. Comincia ovviamente a essere impegnativo conservare le carte, quindi vi farò vedere nelle prossime, diciamo, prossime puntate come fare a gestire anche questa cosa qui, perché c'è il modo, ci sono sponsor vari che ho anche io, tra cui Beholder, che fa dei raccoglitori deck per le carte. E ci sono anche altri metodi, insomma, che utilizzeremo, tipo stampa 3D, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere la prossima espansione. Terza espansione che vi mostro oggi, più piccola delle altre due, che sono dei quadrati, diciamo come cofanetti, è il Tormento della Regina degli Spiriti. Un pack delle imprese che cambia perché è foil. Vedete che sotto la luce foil significa appunto che è tridimensionale, vedete, e fa questa, praticamente più che tre dimensioni, è cangiante, diciamo, su una base argento, sembra quasi appunto quelle che negli anni 80 erano le carte dimensionali che facevano vedere appunto le tre dimensioni, no? In questo caso invece si vede praticamente sotto la luce l'arcobaleno, diciamo così, no? Quindi non sarà facilissimo per voi leggere tutto, ma ve lo leggo da qua. La saggia elfica Silvana, brillante divinatrice e alleata di lunga data di Mentor, ha avuto delle visioni di spiriti inquieti che circondano la sua amata apprendista defunta, Nelat, un'abile comunicatrice con gli spiriti che era stata uccisa da Zargon e sepolta anni fa. Giocando nei panni di uno dei coraggiosi eroi di HeroQuest, dovete entrare nella fortezza di Wyvern e porre fine a qualunque trama malvagia abbia disturbato il sonno eterno di Nelat, o Nelat. Io credo sia Nelat, prima che un destino peggiore della morte si abbatta su di lei. In questa confezione il contenuto è fatto da delle miniature e vi danno praticamente, invece che l'elenco come sempre, vi danno il per due, vedete, di ogni miniatura e niente, quindi praticamente qui cosa succede? Guardate un pochino, questa è una delle espansioni fatte in, diciamo, verticale, io lo chiamerei così, ma in realtà è una sorta di parallelepipedo più piccolino, che è grande, come vedete, praticamente quanto il libretto di istruzioni e il libretto comunque delle imprese, che praticamente in questo caso parla appunto del tormento della regina degli spiriti. Qui Mentor fa l'ennesimo messaggio ai suoi e qui abbiamo la bottega dell'alchimista, quindi si tornano ad avere la stessa bottega che si aveva nella prima espansione che vi ho mostrato in questa puntata, diciamo, del vlog. Avete praticamente tutta la descrizione del tormento della regina. Ora è arrivato Mirtillo, comincerà a miagolare sicuramente, e nel frattempo poi avete subito le imprese che iniziano. E guardate, qui abbiamo praticamente il nuovo personaggio che è un orco. Ecco qui, Panf. Il nostro orco, praticamente, che è una sorta di menestrello orco, ok? Che praticamente è il nuovo personaggio. Avete i dadi, che nelle altre invece espansioni non c'erano, e i dadi, che sono sempre quelli di HeroQuest, questa volta sono trasparenti e sono fatti in verde trasparente per ricordare i vari spiriti del gioco. Il gioco, infatti, contiene tutte miniature praticamente fatte in plastica verdognola trasparente che ricorda appunto i fantasmi e quindi è fatto apposta per far vedere e far percepire a chi sta giocando che sta giocando praticamente con delle
degli spiriti, ok? Eccolo qua. Adesso mettiamo un pochino qua davanti, vediamo se riesco a darvi un po' di macro. Ecco qui, sempre come sempre un po' difficile da farvi vedere il discorso delle luci in controluce, ma anche qui le miniature sono abbastanza curate. Qui ci sono anche degli albumini che sono queste nuove miniature che io detesto sinceramente nel nuovo HeroQuest, perché non tanto per loro, che insomma comunque a me non è che piacciono tantissimo questi pescioni mezzi umanoidi, insomma, ma al di là di questo, quello che mi sta un po' sulle scatole è che vanno a sostituire i Fimir, che erano forse i miei preferiti come i cattivi, diciamo, all'interno del vecchio HeroQuest degli anni 80. Qui abbiamo, eccolo qua, un orco che è sempre ovviamente fantasmatico. Questo è fantastico, questo è fatto veramente bene e sono praticamente degli scheletri. Gli scheletri sono, diciamo, molto più difficili da realizzare in resina. Ne ho fatti di bellissimi, ve li farò vedere di alternativi da utilizzare, ma la cosa bella di questi è che sono sottili e sono gommati, quindi in questo modo non si va a rompere la miniatura né quando la buttate per terra per sbaglio né quando ci giocate. Qui ci sono, insomma, sempre miniature fatte così e sotto, ve lo faccio vedere, non c'è nulla. Quindi praticamente in questa espansione abbiamo un solo foglio pack, diciamo, di plastica che contiene meno miniature e tutto quanto compreso praticamente all'interno di questo settore qui. Ok, ritorno in zoom. Ok, e qui abbiamo le carte che come sempre sono carte. Guardate il packaging in questo caso, guardate, vedete che hanno fatto questa copertura bianca. E vi scrivono HeroQuest Tormento della Regina degli Spiriti, quindi questo praticamente è da mettere, diciamo, sopra se volete tenerlo, e vi descrive il deck, scusate, di carte. E qui c'è il bardo, che è il nuovo personaggio. Ovviamente tutti questi personaggi, man mano che voi li utilizzate nelle espansioni, possono tornare a fare anche le prime, diciamo, ovviamente puntate, quindi quelle di HeroQuest, e ovviamente avete tutto espanso alla grande. Qui carte e pack, come sempre vi dicono di usare l'app, e avete praticamente visto anche la terza espansione, che è leggermente più piccola delle altre, ovviamente costa un po' meno. La trovate un po' in tutti i negozi specializzati, ovviamente anche sul sito ufficiale della Hasbro, nonché su Amazon a prezzi, diciamo, molto contenuti. A tra poco. L'ultima espansione che vi mostro è l'ultima uscita un mese fa ed è l'Orda degli Ogre. Questa espansione è quella che, diciamo, per la prima volta inizia veramente a rendere il nuovo HeroQuest un gioco dungeon crawler di tutto rispetto, rispetto anche, appunto, scusate il gioco di parole anche qui, rispetto appunto agli altri dungeon crawler un po' più specifici ultimamente che hanno fatto, tipo Camon piuttosto che la Games Workshop. Perché è fatta veramente bene. Questa espansione ha all'interno una quantità industriale di miniature per il prezzo che ha, perché insomma viene pagata anche questa dai 37 ai 45 euro, e questa è veramente l'unica che ha delle miniature che cominciano a essere veramente ben fatte. Allora, adesso ve le faccio vedere tra poco. Vi descrivo l'espansione. Le sinistre pratiche di Zargon si stanno diffondendo sempre di più nelle terre di là del regno, al di là del regno, ok? Sussurri inquieti si diffondono nei villaggi e alla periferia del regno, narrando delle violente e improvvise incursioni del popolo degli Ogre in comunità prima di allora inviolate. L'ultimo piano di Zargon ha coinvolto l'orda di Dirgrust, questo qui, Dirgrust, un clan di ogre del nord, potente ma isolato. Nei panni di uno dei coraggiosi eroi di HeroQuest, dovrai entrare nell'arena sull'orlo della terra per dimostrare un tuo valore come guerriero, individuare il covo nascosto dell'orda degli ogre, scusate che c'è la luce davanti, e eradicare la corruzione che si annida nel cuore del loro clan. E guardate un pochino questa espansione com'è fatta. Allora, si parte dai tiles, che sono double face con stanze gigantesche, ok? Quindi qui stiamo già andando a espandere il tabellone di HeroQuest. Guardate che grande che è questo tassello qui, questo è veramente grande, eh? E dall'altra parte avete praticamente anche qui veramente degli spazi più grandi, perché è giocata come se fosse all'aperto e poi all'interno di questa arena, che sicuramente è appunto uno di quei tiles grandi. Sempre la companion pack, che non manca mai, e qui altre stanze e altri tiles.
che vengono utilizzati nell'espansione. Da qui, eccola qui la solita carta velina che copre il nostro libretto delle imprese, ve lo faccio vedere perché magari a qualcuno di voi interessa giustamente. E adesso io non so chi di voi si collega al mio canale per cosa, c'è chi lo fa per le miniature, c'è chi lo fa per gli unboxing, c'è chi lo fa per le recensioni, piuttosto che per vedere magari i singoli elementi, quindi io ve li mostro sempre tutti. Ovviamente voi questa puntata è un po' più grandicella, potete andare diciamo all'interno della puntata a guardarvi le singole descrizioni. Qui c'è l'approfondimento sul popolo di Dirgrust, ok, lo dirò domani, e questo è il contenuto. Avete le caratteristiche dei dungeon, tessere a lettura della mappa, attenzione, tessere a lettura della mappa, qui vi spiegano come funziona, ci sono delle porte particolari, perché come vedete poi le vedremo sono fatte di pietra praticamente, ci sono dei pozzi, ci sono delle casse di rifornimenti e poi ci sono le varie imprese, quindi giocare alle imprese e qui abbiamo le immagini, tra le altre immagini molto curate, quindi devo dire la verità, il libretto è fatto di una carta ben curata, nulla da dire, devo dire la verità, è migliorato sempre di più strada facendo e la Hasbro sta dietro, diciamo molto dietro a HeroQuest, quindi bene. Qui avete una regola opzionale che è la salvaguardia dei giocatori e c'è una variante mostro contro mostro, quindi ci sono anche delle varianti e abbiamo una tabella che è la tabella del torneo sull'oro della terra e c'è la squadra, quindi qui vi danno praticamente le varie caratteristiche dei vari personaggi dell'espansione e vi spiegano in questa parte qua, in questo settore, come compilarlo per vedere come sono. Perché qui c'è una sorta di, in questa espansione, di possibilità di giocare i tornei di combattimento proprio all'interno delle arene degli ogre. Poi vi sto raccontando a grandi linee perché anche io le ho tenute conservate fino a oggi per poter fare la puntata e farvele vedere e scoprire insieme a voi, diciamo, tutta la parte importante del packaging che se no avrei levato. E quindi non ho ancora letto tutto il libretto interno, quindi diciamo che le informazioni che vi sto dando sono, se vogliamo, leggermente approssimative in base a quello che ho letto qua e là nel forum italiano dove vi invito ad iscrivervi di Facebook, che è HeroQuest Italia, dove ci siamo fra molti appassionati, discutiamo tutti i giorni praticamente di HeroQuest e delle sue avventure. E qui avete praticamente le varie avventure che sono fatte proprio prima sui tasselli singoli, se vedete, e poi si torna nel tabellone classico coprendo praticamente con i nuovi tiles, sempre il libretto fatto veramente molto bene, e poi sul finale vi danno anche loro, come vedete con la conclusione, vi danno un foglio bianco che può essere utilizzato per progettare le vostre imprese e in questo caso farle all'interno del mondo degli ogre. Poi, sempre packaging, hanno messo, come vedete, un cartoncino. Sembra inutile, ma in realtà è un'ulteriore protezione che può essere veramente utile per non rovinare tutto. Le carte, eccole qui, come sempre messe via con il loro tassellino di carta, ed eccole qui. E qui abbiamo il druido e il druido donna, il lupo, l'ogre mercenario, l'ogre guerriero, l'ogre comandante, l'ogre campione, il signore degli ogre, adesso li vedremo tutti, l'orco arciere, il goblin arciere e lo scheletro arciere. Quindi questo va veramente a espandere, vedete poi c'è il blocco mentale che cos'è? Sono delle nuove carte che fanno praticamente questo effetto. L'attaccante e il difensore tirano ognuno un numero di dadi da combattimento pari ai propri punti mente. Per ogni teschio ottenuto dall'attaccante, il difensore viene congelato per un turno. Se l'attaccante non ottiene alcun teschio, l'incantesimo non ha effetto. Quindi questi qui sono incantesimi e ce ne sono parecchi. Poi c'è l'esplosione mentale, il dominio e poi ci sono mutaforma, fata e forza vitale, che sono altre carte, guardate che bella che è la grafica col lupo, sono gli incantesimi del druido, e vado a rimetterli nella loro confezione. Vi faccio vedere le miniature, partiamo proprio dalla numero 1, che è il signore degli ogre, guardate che tassello gigantesco, pesante, tra le altre rispetto alle altre miniature, molto resistente, ovviamente sembra anche questo, tra virgolette, un giocattolo, ma sicuramente dipinto e dipinto bene, questo fa la sua bella figura. Abbiamo poi il campione, che è una sorta di ogre gladiatore, ma diciamo che
forse anche per la grandezza, sono riusciti a dare un dettaglio più interessante alle miniature. Questo invece è l'ogre campione, eccolo qui. E poi abbiamo i goblin che tira, come vedete, un boomerang, carino questo goblin, fatto bene. Poi abbiamo i goblin che lanciano le praticamente bombe, che sono dei goblin donna, tra parentesi. Poi abbiamo questi arcieri, che sono degli, sembrerebbero degli orchi arcieri, a dirla tutta. Vedete che non lo so, dovrei andare a controllare dopo. E poi abbiamo degli ogre in un'altra posizione rispetto a quelli dell'espansione precedente, quindi fra tutti vi siete fatti un bel, diciamo un bel, una bella espansione tutta fatta di ogre. E qui abbiamo trono, eccolo qui, con la pelle, vedete, del lupo o di un mostro qualsiasi, porte che in questo caso sono addirittura scorrevoli e si possono aprire. Questo è veramente interessante, comincia a introdurre altri discorsi che vedremo poi nella stampa 3D, molto interessanti. Poi abbiamo queste porte di pietra che sono raffigurate così praticamente nel gioco, e dopo capirete a cosa servono. Il signore degli ogri rimane qui sotto perché è fatto a U aperto. Poi avete dei lupi, quindi i lupi che sembrerebbero praticamente quelli di goblin cacciatori, e qui abbiamo infatti il druido, quindi no, scusatemi, il lupo è il druido che si trasforma, e il druido donna, ok? E poi per finire abbiamo gli scheletri, eccoli qua. Io direi che questa espansione rispetto alle altre è veramente di livello per le miniature che espone. Okay, che fa vedere, diciamo. Al di là di questo, rimetto lo zoom lì, perfetto. E al di là di questo, è anche, penso, una di quelle che va a innovare il sistema di gioco, perché non usa solo il tabellone, bensì usa anche questi tiles più grossi che vi fanno fare delle avventure all'aperto, cioè all'esterno del dungeon, per poi tornare all'interno del dungeon. E questa era l'ultima espansione, ragazzi. Io vi faccio un recap. E poi tenterò di dividere le espansioni all'interno della barra di caricamento del canale, scusatemi, del video di YouTube, in modo tale che potete tornare indietro e rivedere i contenuti che vi mostro. A tra poco. Se avete visto, non vi ho fatto vedere nel dettaglio le espansioni, quindi non ho analizzato i libretti, tutte le carte, le regole. Se avete bisogno di una puntata del genere, la facciamo, non c'è nessun problema, uno per ogni espansione. Quello che mi interessava questa volta, quindi oggi, era farvi una sorta di guida agli acquisti per farvi vedere tutte le espansioni. Frozen Horror, che è la prima espansione che era uscita prima, diciamo, di Kellar e il signore del terrore, non mi ricordo, sono le due piccoline che ancora non ho preso perché avevano delle miniature sostanzialmente identiche a quelle che c'erano all'interno della scatola base. Quindi Frozen Horror la vedete in un'altra puntata precedente a questa, quindi andate indietro nel blog a cercarla e la trovate. Per quanto riguarda queste, spero che vi sia piaciuto il contenuto del video, vi invito a iscrivervi al canale perché è importantissimo per me per mantenerlo. E nel frattempo vi rimando alla prossima puntata dove pian pianino cominceremo a vedere delle espansioni fatte in casa, ok? Non vi do altri spoiler, ma ci sono delle cose veramente fighe che sta facendo la community, nonché pian pianino vedremo quello che sto facendo io per il canale con la stampa 3D. Quindi ci vediamo nella prossima puntata, nel frattempo buon inverno a tutti quanti, ciao!